E chiediamo a Michele Vaira di venire su. Michele è un avvocato, è stato il presidente dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati e si occuperà naturalmente di giustizia. E la prima priorità è? La mia priorità è ritornare a parlare seriamente di garantismo. Tu hai usato tutte le parole d'ordine, tutte le parole chiave del discorso giustizia. E come hai detto bene, su questo tema o si sta di qua o si sta di là, da una parte la civiltà, dall'altra parte l'inciviltà, intesa in senso giuridico. Oggi hai parlato del giustizialismo, che è un problema atavico, è nato forse negli anni 90, oggi si è passati a uno step successivo, che è il populismo giudiziario, usare l'avviso di garanzia, l'informazione di garanzia, come una clava contro l'avversario, come uno strumento di consenso. E paradossalmente il garantismo viene svilito, perché oggi si discute addirittura sull'eventuale innocenza di chi è condannato dopo 3 gradi di giudizio. Dobbiamo tornare a riportare il diritto per quello che è la sua natura. Abbiamo millenni di tradizione giudiziaria che tutti ci invidiano, a cui tutti si ispirano, ma che oggi purtroppo è stata demolita. E ci sono dei rigurgiti di razzismo che con il diritto, la cui prima affermazione è la legge è uguale per tutti ed è l'unica cosa che oggi davvero ci può unire. Grazie a Michele Vaira, ci occuperemo anche di giustizia, di giustizialismo, di Far West, speriamo di no.